Per questa nuova edizione della rassegna Vivere Sani, Vivere Bene, dedicata alla salute delle relazioni, non abbiamo voluto rinunciare a tornare a parlare di architettura. L'abbiamo fatto con un grande maestro del pensiero architettonico contemporaneo, Stefano Boeri. Stefano Boeri, è possibile realizzare una promessa di felicità progettando case e città oggi? Provare a realizzare una promessa sì, le condizioni però perché questa promessa si realizzi non stanno solo nell'architettura o solo nell'urbanistica, stanno in gran parte nella politica e in una politica che sappia rispondere ai problemi che la città oggi pone, che sono problemi di zone di povertà, di grande disagio, sono problemi di inquinamento a tutti i livelli, sono problemi di assenza di natura e di agricoltura dentro e ai margini delle nostre città, sono problemi di trasporti, di mobilità, di accesso ai servizi. Questi sono i problemi del nostro paese, non sono solo problemi delle nostre città, e quindi abbiamo bisogno di una grande politica nazionale sulle città, anche perché le città restano il luogo dell'innovazione, restano il vero motore dello sviluppo italiano. E parlando di architettura e felicità, esiste anche un rapporto fra architettura e infelicità. La tua infelicità personale, c'è un progetto, un'esperienza che non ti ha dato felicità ma ti ha deluso? No, io credo che tutti noi, anche se cerchiamo di nasconderli, abbiamo vissuto dei fallimenti, dei fiaschi. Io ne ho vissuti alcuni clamorosi. Il più grande è stato senz'altro il progetto per l'insediamento di quello che avrebbe dovuto essere il G8 alla Maddalena. È un progetto in cui per me è stata una enorme occasione in cui ho investito moltissimo, sia come passione sia come economie, e che purtroppo è andato a finire molto male perché il G8 non si è fatto nonostante che il progetto fosse stato finito, e poi è stato abbandonato il sito, quindi oggi è un luogo costruito nel 2009 che sembra già un rudere. E questa cosa io non riesco a viverla solo come una grande, come dire, dispiacere, con grande rabbia. Sento anche un pezzo del mio fallimento personale perché non sono stato capace evidentemente di capire i rischi che stavamo correndo e di sapere essere abbastanza forte da poter cercare di convincere il mondo delle decisioni che andava fatta una scelta diversa. Quindi è un fallimento e che mi rende molto infelice, molto 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 infelice. Vai a insegnare in Cina o ti candidi a sindaco di Milano? L'ha fatta davvero? No, io al momento non mi candido a sindaco di Milano perché non ho assolutamente la sicurezza che una candidatura come quella mi aiuterebbe a dare di più a Milano di quanto stia dando anche fuori dalla politica. Credo che tu ti sbagli. Ultima domanda, se dico Vicenza? Vicenza è una piccola città del mondo, e bisognerebbe cercare di fare di tutto perché il mondo la abiti di più, ma lo state facendo, quindi bravi. Grazie.